Ciao a tutti, come state? Io bene. E voi che cosa mi raccontate? Come niente? Ma dai, non mi dite che non avete niente da raccontarmi. Non avete niente da raccontarmi? Va bene, allora parlerò io come sempre, bla 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 bla. Benissimo, allora che cosa vi posso raccontare? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ok, vi racconto che cosa vi ho insegnato in tutte queste lezioni. Abbiamo fatto quasi 30 lezioni. Che cosa vi ho insegnato? È il titolo della 29esima lezione del corso One World Italiano Video. Ci siamo quasi a 30, che bello! Che cosa impariamo oggi? Rifacciamo un riepilogo di tutto quello che abbiamo imparato finora, che vi ho insegnato, che vi ho spiegato, ok? Così vi ricordate tutto quanto. Bene, allora, senza perdere tempo, inizio subito. Allora, prima di tutto io vi ho insegnato a fare una presentazione, a presentare voi stessi, chi siete, di dove siete. Per esempio, io sono di Cagliari, vi ricordate? Ok, io sono di Cagliari, e voi di dove siete? Bene, poi vi ho insegnato a descrivere voi stessi, i capelli, come avete i capelli, gli occhi, eccetera. Poi vi ho insegnato a esprimere le vostre preferenze. Preferite l'amore, la casa, la famiglia? Vi ricordate? Tanto tempo fa! Quanto tempo, quanti ricordi! Bene, poi vediamo che cosa vi ho insegnato. Ah, vi ho insegnato a contare 1, 2, 3, 4, eccetera. Ve l'ho insegnato io. Bene, poi vi ho insegnato il tempo. A parlare del tempo, vi ho parlato del tempo. Il tempo cronologico e il tempo atmosferico. Benissimo, poi le stagioni, i mesi, i giorni della settimana, eccetera, eccetera, eccetera. Poi mi aiuto un po' con gli appunti e con lo smartphone, perché è veramente tanto quello che abbiamo fatto. Quindi vediamo un po'. Ah, vi ho mostrato tanti oggetti, per esempio il quaderno, il libro. Vi ho mostrato la penna, la matita, la borsa. Ok, la bottiglia, oggetti vicini, oggetti lontani, questo, quello, eccetera, eccetera. Bene, poi vi ho mostrato anche la mappa, adesso se la trovo, eccola qua, la mappa del nostro bellissimo mondo. Vi ho parlato dei 5 continenti, delle nazioni, delle regioni, vi ricordate? Che bello! Bene, poi che cosa abbiamo fatto? Poi alla decima lezione sono impazzita e vi ho cantato una canzone degli anni 80. Oddio, non rivedete la decima lezione perché lì sono proprio impazzita. Dopodiché vi ho offerto una tazza di tè, e vi ho parlato del tempo libero, una lezione un pochino più tranquilla, la lezione 11. Poi che cosa abbiamo fatto? Vediamo un po' lo smartphone. Ah, sì, vi ho presentato due studenti simpaticissimi, vi ricordate? Gilberto e Susanna, che simpatici, li saluto, ciao ragazzi. Poi vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Ah, vi ho mostrato sì la mappa non solo del mondo, dell'Italia, ma anche la mappa di Cagliari. Sì, vi ho fatto vedere la mia città. Poi vi ho portato a casa mia, vi ho fatto vedere la mia cucina. Adesso siamo in camera da letto, come sempre dopo questo video andrò a dormire. Vi ho portato in cucina e vi ho insegnato a cucinare un buon piatto di pasta. Vi ricordate? Avete provato a cucinarlo? E poi successivamente vi ho proposto di andare al ristorante perché non avevo più voglia di cucinare, troppo stress. Poi vi ho insegnato come pianificare le giornate. E poi vi ho insegnato... Ah sì, c'è stata la lezione sulla superstizione. Vi ho insegnato a non dire ai superstiziosi come me quella frase che non ripeto, ma dire in bocca al lupo e poi crepi, vi ricordate? Rivedete la lezione, non dico il numero 17, ok, bene, non si dice, facciamo le corna.
Bene, poi che cosa abbiamo fatto? Allora, lezione 18 qual era? Aiutatemi perché ne ho fatte talmente tante. Ah, poi mi avete anche dato una mano nella lezione 18 nelle faccende domestiche. Vi ricordate? Mi sono lamentata tutto il tempo perché non avevo voglia di fare le faccende domestiche e voi mi avete dato una mano, almeno mi avete un po' divertita così. Va bene, poi vi ho insegnato a organizzare una giornata al mare con l'ombrellone, con la borsa, con il cappello, vi ricordate che bello? Quindi abbiamo organizzato insieme la giornata al mare, poi vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Poi sì, mi ha telefonato mia madre, vi ricordate quando mi ha telefonato mia madre e mi ha ricordato il pranzo della domenica? Sì, è vero, è vero. Poi nelle lezioni 21, 22, 23 vi ho raccontato tutto quello che ho fatto, ho lavorato, ho studiato, ho fatto lezione. Sono uscita, ho incontrato gli amici, sono andata in palestra e quindi sapete tutto di me. E in più vi ricordate nelle lezioni 21 e 22 vi ho fatto vedere il panorama dal mio balcone, perché eravamo nella mia cucina e dal mio balcone si vede il centro storico, il bellissimo centro storico di Cagliari, indimenticabile. Quella lezione è stata davvero indimenticabile. E poi sì, nella lezione 23, oltre ad avervi raccontato tante cose, mi avete asciugato le... no, sì, era la lezione 23, scusate se faccio un pochino di confusione, no, era la lezione 24 più o meno, però mi avete asciugato le lacrime, perché l'Italia ha perso. No, Veronica, non ricominciamo, va bene, non ricordiamo quella lezione, però grazie per avermi asciugato le lacrime. Va bene, e poi sì, che cosa abbiamo fatto nella lezione... poi nella lezione 25 io ho parlato delle mie vacanze, vi ho raccontato dei miei progetti futuri per andare in vacanza al mare, in montagna, a Parigi, a Londra, è vero. E poi che cosa abbiamo fatto? Sì, poi c'è stata la festa della mia amica Eleonora e voi mi avete consigliato che cosa portare. Portare del vino, portare la torta, i dolci, vi ricordate? E poi vi ho raccontato che cosa ho portato successivamente. E per ultimo, vi ho parlato, sì, io guardo un po' lo smartphone per ricordarmi, guardo gli appunti, perché abbiamo fatto veramente tanto, è vero. E per ultimo, mi avete consigliato di nuovo che cosa regalare ai miei zii. Gli ho comprato delle cose bellissime. È vero, perché mi aveva telefonato mia zia, mi ha invitato ad Ascoli Piceno e poi ho comprato dei regali, è vero. E ci ritroviamo adesso nella lezione 29, che abbiamo imparato tante cose, vi ho insegnato tante cose, dai, sì, sono un po' matta, sono distratta, sono ritardataria e tutto, però vi ho insegnato tanto, ammettetelo. Bene, che cosa? Allora, prima di tutto... facciamo un altro riepilogo più piccolo di questo. Qui io ho messo la lavagna, i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Veronica ce li hai già spiegati, aspettate. Allora, nella lezione 26 io ho spiegato i pronomi diretti, bene. Nella lezione 27 i pronomi diretti nei tempi composti. Vi ricordate il famoso accordo del participio anche se abbiamo l'ausiliare avere? Ok? Nella lezione 28 vi ho insegnato i pronomi indiretti. Questa volta, prima di tutto, vediamo tutto uno schema per non fare confusione. Ragazzi, sì, lo ammetto, sono difficili perché anche molti italiani fanno errori e confondono i pronomi diretti con i pronomi indiretti. Ma voi non lo fate perché ve lo dico io. Bene. E quindi adesso vediamo tutto lo schema di pronomi diretti e indiretti nei tempi composti, ma i pronomi indiretti, abbiamo visto i pronomi indiretti solo nei tempi semplici, non ancora nei tempi composti, e oggi li vediamo proprio nei tempi composti e non solo li impariamo, ma li confrontiamo con i pronomi diretti. Allora, vediamo degli esempi. Iniziamo con i pronomi diretti, quindi andate a rivedere lezione 26 e 27.
Per esempio, se io chiedo, scusa, ma mi hai chiamata? Hai chiamato chi? Me. Sì, ti ho chiamata. Quindi questo ti significa te. Allora, i pronomi indiretti, prima e seconda persona, sono uguali, nel senso che si scrivono e si pronunciano come i pronomi diretti, ma hanno una funzione diversa. Pronomi diretti, complemento, oggetto, chi, che cosa. Pronomi indiretti, complemento di termine, a chi, a che cosa. Va bene? Ricordate bene questo. Che cosa fa la differenza? La terza persona. Non sbagliate come fanno anche molti italiani, vi prego, ok? Perché gli errori. Ok, gli errori in italiano sono veramente brutti. Ok, allora qui sarebbe lo, ma siccome abbiamo la camuta e poi la vocale, vi ricordate la mia bacchetta magica? Ho fatto una magia, ho tolto la vocale, quindi l'ho portato, per esempio, il vino, ok? L'ho portata la borsa, per esempio. Va bene? Abbiamo visto questi esempi. Mi è caduta la bacchetta. L'ho portata, quindi togliamo la vocale, mettiamo l'apostrofo. E qua è obbligatorio l'accordo del participio, quindi maschile singolare, femminile singolare. Ok, ragazzi? Abbiamo già visto tutto questo nelle scorse lezioni. Invece qua il pronome indiretto al maschile, quindi a lui, cambia, non è più lo, ma è gli. Gli significa lui, per esempio, gli ho regalato una bottiglia di vino a mio zio, va bene? Quindi a lui, a chi? A mio zio, scusate. Le ho dato un consiglio, per esempio, a chi? A lei, a mia cugina, per esempio. Bene, quindi attenzione alla terza persona che cambia. Bene. Poi ci e vi, stessa cosa, si scrivono e si pronunciano allo stesso modo, ma hanno funzioni diverse. Quindi questo ci, per esempio, ci hanno aiutati, loro hanno aiutato chi? Noi. Quindi loro hanno aiutato noi. Vi ho invitati, io ho invitato chi? Voi. Complemento oggetto, invece questi ci e vi hanno un'altra funzione, complemento di termine, a chi, a che cosa, ci hanno parlato a noi, ci hanno parlato di tante cose, loro hanno parlato a noi. Bene, invece vi ho spiegato, io ho spiegato a voi, io vi ho detto a chi, a voi, io vi ho insegnato tante cose, quindi a voi, quindi nel mio dialogo vedete molti esempi con vi che significa a voi, vi ho detto, vi ho insegnato, vi ho spiegato, va bene? E poi anche altri esempi, per esempio, voi mi avete asciugato le lacrime, avete asciugato le mie lacrime, quindi a me, benissimo. Poi per esempio mia mamma mi ha telefonato, ricordatevi che mi ha chiamata, ha chiamato me, ma mi ha telefonato a me. Quindi il verbo telefonare è intransitivo, complemento di termine, il verbo chiamare è transitivo, chiamare qualcuno, complemento oggetto, non confondiamo. E poi di nuovo la differenza della terza persona, quindi con i pronomi diretti io dico lì, per esempio, gli orecchini. Li ho comprati nel negozio della mia amica. Dove ho comprato le scarpe? Le ho comprate in un negozio di Cagliari. Va bene? Quindi gli orecchini, le scarpe. Ovviamente anche per le persone, gli amici, li ho visti ieri. Le amiche, le ho viste l'altro giorno. Bene. Gli ho portato a loro, gli ho portato una bottiglia di vino, è sempre questo il solito cannonau. Quindi questa volta il vino l'ho portato a loro, maschile, femminile, gruppo di amici con uomini e donne, non mi interessa. Quindi questo gli vuol dire a loro. In teoria, come ho detto l'altra volta, dovrei dire io ho portato loro una bottiglia di vino, ma è una situazione troppo informale per dire io ho portato loro una bottiglia di vino. Parlate come mangiate e ditegli ho portato o come bevete.
Ok? È una situazione informale e posso dire gli anche per dire a loro. Perfetto. Quindi abbiamo fatto un bel riepilogo molto grande di tutto quello che vi ho insegnato, ok? A voi, tra parentesi, e dei pronomi diretti e indiretti. Che cosa non abbiamo ancora visto? Sì, l'accordo del participio. Allora, con i pronomi diretti abbiamo visto che il participio si accorda. Quindi, per esempio, l'ho portato che cosa? Il vino. L'ho portata la torta. Gli ho comprati gli orecchini, quindi accordo, quindi maschile singolare, femminile singolare, maschile plurale, femminile plurale, le ho scelte, le scarpe. Va bene? Perfetto. Poi, allora, io ho accordato anche la prima e la seconda persona, singolare e plurale, però non è obbligatorio, ve lo dico. Posso dire anche mi hai chiamato? Sì, ti ho chiamato, ma io preferisco accordarlo. Diciamo, qua è un po' un optional. Anche ci hanno aiutato. Posso dire anche ci hanno aiutato. Vi ho invitato, ma io preferisco dire ci hanno aiutati, quindi hanno aiutato noi. Vi ho invitati, ho invitato voi. Però potete anche non accordare. Infatti io l'altra volta, nella lezione 27, vi ho spiegato solo l'accordo del participio alla terza persona singolare e plurale, proprio perché alla prima e alla seconda persona non è obbligatorio. C'è una bellissima notizia. Oggi dobbiamo brindare, perché dopo tutto lo stress della lezione 27 con questo accordo del participio, anche se abbiamo l'ausiliare avere, Veronica ci avevi detto che con l'ausiliare avere niente accordo, ma questa volta sì. Questa volta sì, avete già capito qual è la bella notizia. Guardate un po' questi participi, sono tutti uguali, nel senso che finiscono tutti con O e non li devo accordare. Questa è una buona notizia e dobbiamo brindare con un buon cannonau. E questa bella notizia, scusate se posso dirlo, è proprio una figata. Non dobbiamo accordare i participi con i pronomi indiretti, una cosa bellissima. Mi ha telefonato, mia mamma mi ha telefonato, anche se mia mamma è donna e anche io sono una donna, mi ha telefonato, ti ho detto a te, a Marco o a Anna, io ti ho detto, niente accordo del participio, gli ho regalato a lui, ok, le ho dato a lei e il mio participio resta così, che bello, ci hanno parlato idem, anche se è plurale, loro hanno parlato a noi, tutto plurale. Non ci interessa perché il participio non si accorda. Idem, io vi ho spiegato, vi ho insegnato, vi ho parlato, anche se siete maschile plurale, maschile, femminile plurale, tutto questo non ci interessa. È bellissimo. Li ho portato, ho portato loro, niente accordo del participio. C'è da dire però che quando vedremo il verbo piacere, verbi come piacere, per esempio, al passato prossimo o nei tempi composti, allora ci vorrà l'accordo, ma non anticipiamo i problemi e brindiamo a questo participio, a questi participi passati non accordati. E niente, abbiamo visto tutto quanto, ci vediamo. Ci vediamo la prossima volta e adesso vado a dormire. E continuate a seguirmi su OneWorld Italiano Video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!